professoressa Diana Bonifacino, oltre a essere una illustre oncologa e socia IOM, è presidente dell'associazione Incontra Donna, una delle più attive a tutela e a sostegno delle pazienti con tumore del seno. Professoressa Bonifacino, il tumore del seno metastatico colpisce sempre più persone, ma per fortuna oggi è affrontabile. Sì. Il tumore metastatico della mammella è una patologia chiaramente complessa che riguarda circa 40.000 donne in Italia, ricordando che il 6-7% delle donne che affrontano la diagnosi di tumore del seno giunge già metastatica all'esordio della malattia. Quindi bisogna parlarne, un problema anche proprio non solo di gestione della malattia, ma così come una volta era difficile poter parlare della parola tumore, della parola cancro, oggi anche la parola metastatico, queste donne hanno assolutamente diritto che se ne parli, che ci sia la giusta informazione affinché i loro percorsi diventino percorsi sempre più dedicati, percorsi completi, supporto psico-oncologico e innovazione farmacologica più disponibile. Pertanto queste sono le lotte, come dire, di noi associazioni, ma sono delle lotte in senso positivo, perché la nostra collaborazione con le istituzioni è assolutamente indispensabile. Ecco, professoressa, parlavo prima dell'innovazione. In questi anni le disposizioni, le armi a disposizione di voi oncologi sono migliorate e oggi le donne hanno una migliore aspettativa di vita e soprattutto una migliore qualità di vita. Certamente, una percentuale sempre maggiore di donne riesce ad avere una qualità della vita anche nel metastatico, una qualità della vita buona. Sono donne che continuano a lavorare, sono donne che vivono, sono donne che con noi seguono percorsi anche di riabilitazione fisica, di attività fisica, anche addirittura di ballo. Sono donne che hanno voglia di potersi curare, perché noi lo sappiamo che il metastatico oggi non è guaribile, però è curabile. Quindi questo deve essere il messaggio molto forte che arriva a queste donne. L'innovazione farmacologica certamente è quella che ci sta comportando questi risultati di miglioramento anno per anno. Incontra Donna ha lanciato una campagna con un titolo molto intrigante, ce ne vuole parlare? Beh sì, la campagna metastabile, mi è venuto in mente questo nome perché ogni volta che pronuncio, anche ecco, in questo caso nella mia veste anche di medico, la parola metastatico con la paziente, indubbiamente è sempre un duro colpo da dover affrontare. La parola metastabile mi dà l'idea di un qualcosa che comincia a far capire alle donne, alle pazienti, che questa malattia sia curabile e che si riesca a stabilizzare attraverso l'innovazione farmacologica. Certo, ho il massimo rispetto per tutte quelle donne che in realtà non riescono in questo, perché è inutile che ce lo neghiamo, c'è una parte di donne che soffre molto la malattia metastatica e purtroppo abbiamo anche un numero di decessi a causa di questa malattia. Però proprio perché dobbiamo essere anche tra noi associazioni solidali e lavorare insieme alle istituzioni, insieme alle società scientifiche, affinché questo messaggio di metastabile che noi abbiamo coniato con dei webinar, con un flash mob, proprio per attrarre l'attenzione. Lo scopo di un flash mob è quello proprio di attrarre l'attenzione pubblica su una problematica importante e sociale che deve essere necessariamente affrontata. Ecco, un'ultima domanda, professoressa. Il tumore del seno colpisce 54.000 donne, una parte purtroppo va incontro a metastasi, per altre invece si può parlare di malattia cronica, addirittura di guarigione. Quindi sempre di più l'equazione semantica tumore uguale male incurabile è assolutamente da cancellare. Assolutamente da cancellare. La parola, se pensiamo a tante altre patologie, al diabete, a tante altre malattie che in realtà possono colpire le persone anche da bambini e portarsela dietro tutta la vita, a volte invece il tumore del seno è, diciamo, in una percentuale sempre più alta per le donne, rimane racchiuso in un periodo della loro vita. Certamente la parola oncologico ancora è difficile da digerire rispetto ad altre patologie, ma è proprio per questo che ci deve essere una comunicazione
comunicazione corretta da parte e una informazione proprio capillare sia da parte delle associazioni che accolgono le pazienti, ma delle società scientifiche che anche attraverso le loro fondazioni sono più vicine oggi alle associazioni di pazienti. Io credo che questo sia un messaggio importante, quello che la malattia oncologica spesso può rimanere alle nostre spalle, certamente con dei controlli, con dei periodi, e a volte purtroppo le metastasi si possono riscontrare anche dopo anni che si è avuta la malattia, però in realtà come potrebbe accadere qualunque altra cosa, e oggi dobbiamo sapere che questo è curabile, ripeto, ancora non guaribile, ma sicuramente curabile.